Ed eccoci qua in questa sera per parlare di server mobile per costituire dei gruppi senza internet. Cominciamo con la solita introduzione didattico-pedagogica sulla tecnologia che a breve esamineremo. Stiamo parlando in particolare del concetto di mobilità. La mobilità oggi è una caratteristica fondamentale del soggetto che attraverso i suoi dispositivi mobili può connettersi ovunque e può ricevere ovunque le informazioni che gli interessano. Allo stesso tempo può controllare i sistemi attraverso i quali lui stesso distribuisce dei contenuti e naturalmente può entrare in contatto con una moltitudine di persone. Questo avviene in qualsiasi luogo e circostanza, non c'è più bisogno di stare all'interno di un'aula o un posto determinato per studiare, per apprendere, per entrare in relazione con gli altri. Questo è un argomento molto importante che sarà sicuramente oggetto di un webinar particolare che andrà sotto il nome di geolocalizzazione e mobilità dell'apprendimento. Oggi noi vedremo un piccolo aspetto di questo grande tema, un piccolo aspetto che è legato da un lato a un cambiamento culturale che è determinato dalle tecnologie. Dall'altro è provocato da un fattore contingente. L'aspetto culturale è determinato dal fatto che con i dispositivi mobili e la diffusione della rete si è fatta avanti un'abitudine che consiste nel poter accedere e distribuire le informazioni indipendentemente dalla località nella quale ci si trova e addirittura anche in movimento. Questo è un primo dato ed è un dato ormai acclarato che fa sì, se cercate le statistiche appropriate, che oggi i dati di connessione siano molto molto elevati sull'ordine della popolazione media intorno al 90%, se non il 100% dei connessi entro determinate fasce medie di età. Questo è il lato culturale della questione. Abbiamo poi un aspetto invece contingente. Questo è legato al fatto che nelle istituzioni nelle quali noi lavoriamo abbiamo molto spesso delle difficoltà a utilizzare la connessione internet per diversi motivi. Un motivo può essere semplicemente che non abbiamo una banda sufficiente. Un altro motivo può essere che questa banda sia male distribuita. Un altro ancora che l'impianto non sia ben organizzato e strutturato, cioè che il progetto sia carente. Ma anche nei casi di progetti molto buoni, su una popolazione scolastica di 700, 800, 1000 alunni, più i professori, è molto complicato pensare di avere una connessione veloce, che è performante, soddisfacente per tutti. Molto complicato. Non avviene neanche nelle organizzazioni aziendali perché i costi naturalmente sarebbero particolarmente elevati. D'altra parte, considerando l'aspetto culturale che abbiamo esaminato prima, noi possiamo orientarci a una didattica che non necessariamente faccia un uso sistematico
di internet all'interno della scuola. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si possono studiare, e non è l'oggetto di questo webinar ovviamente, ma si possono studiare dei workflow, delle procedure, delle metodologie didattiche che solo parzialmente e quando è necessario e solo in una determinata misura utilizzino internet all'interno del nostro istituto. Per fare questo, ovviamente, bisogna creare dei learning plan che siano adeguati ai contenuti e ai compiti che ci siamo prefissati. Ma d'altra parte, siamo insegnanti e dovremmo saper fare questo. Però noi potremmo ugualmente, ovviamente, anzi, a maggior ragione, desiderare di strutturare un ambiente cooperativo che utilizzi ugualmente una rete, una connessione di rete, benché questa rete non sia collegata direttamente a internet. Questa è la questione di fondo. Allora, vorrei che si capisse bene questo aspetto. So che da questo momento in poi potrò dire delle cose un po' scontate per i più preparati e magari un po' complicate per i neofiti. Però io partirei proprio da zero e percorrerei una strada che porta a 1, a 2 e a 3, con calma. Cominciamo a comprendere questo concetto. La rete, un sistema di rete, non è internet. Questo deve essere molto chiaro. Nel linguaggio comune, molto spesso si dice mi connetto alla rete. È un termine sbagliato. Certo che ti connetti a una rete, perché se non ci fosse una rete, non ti potresti connettere. Ma non è detto che questa rete a sua volta sia agganciata alla rete internet. Quindi la connessione a una rete non significa necessariamente la connessione a internet. Per esempio, noi potremmo costituire un network, una rete, che unisce dei soggetti e quindi questi soggetti possono lavorare con i loro strumenti senza necessariamente essere connessi a internet. Allora abbiamo compreso un primo aspetto importante. Si possono costituire delle reti che sono indipendenti dalla connessione a internet. Una rete che è indipendente dalla connessione a internet è una rete più performante e che funziona meglio, normalmente, di una connessione con la rete internet che potrebbe essere, in tanti casi invece, sovraccarica, precaria, male organizzata. La domanda sorge spontanea. Che cosa ne facciamo di una rete senza avere la connessione a internet? Dato che, seguitemi con attenzione, dato che è attraverso la rete internet che noi recuperiamo dei contenuti e addirittura che possiamo in tanti casi svolgere dei compiti, fino al punto di utilizzare anche delle applicazioni che sono collocate all'interno di internet. La logica vorrebbe che dovremmo disporre noi dei contenuti e metterli a disposizione tramite un sistema di rete che deve essere molto simile a quello che avremmo nel caso in cui fossimo connessi a internet. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ditemi se non mi seguite, mi raccomando, io intanto do un'occhiata alle domande. Stiamo parlando delle differenze che sussistono tra una rete, la rete internet, e una rete che può essere chiamata come intranet, anche se il termine non è esattamente corretto, perché noi
preferiamo parlare di un network che è costituito all'occasione indipendentemente appunto dalla rete internet. Allora, a questo punto, se noi riuscissimo a costituire un gruppo di lavoro dello stesso tipo che si potrebbe avere attraverso una rete internet e lo potessimo costituire usufruendo allo stesso modo di tutte le risorse e i documenti di cui abbiamo bisogno per lavorare con il nostro gruppo, direi che saremmo a cavallo. Perché? Che cosa avremmo e che cosa ci mancherebbe? Avremmo i contenuti che per esempio noi come insegnanti e magari insieme ai nostri studenti abbiamo preparato e quindi su questi contenuti potremmo lavorare. D'altra parte invece non avremmo quei contenuti che sono ovviamente nella rete. Dovendo fare una ricerca e visitare il canale del National Geographic, per esempio, non lo potremmo fare. Dovessimo cercare dei contenuti all'interno dell'enciclopedia Treccani, non lo potremmo fare. Ma d'altra parte, se noi questi contenuti li avessimo in qualche modo organizzati in un sistema indipendente di rete che potesse unire il nostro gruppo di lavoro, beh, noi potremmo lavorare tranquillamente. E questo è un dato. Non sto parlando di cartelle condivise, no, no. Sto parlando di siti web, pagine e di qualche cosa in più. Perché? Se riuscissimo addirittura a creare all'interno di questo gruppo, che ripeto non è connesso a internet, addirittura un sistema di cooperazione che funziona tramite i nostri browser, beh, allora a questo punto potremmo anche svolgere dei lavori importanti, cioè i nostri studenti oppure i nostri colleghi potrebbero lavorare, eseguire tutta una serie di compiti, prelevare dei contenuti, riportarli, lavorare insieme. Sarebbe una cosa fantastica questa. Questo è il punto a cui io volevo arrivare questa sera. Perché questa cosa si può fare in diversi modi e con diversi strumenti. Noi utilizziamo per fare questo questo computer, il computer Mac, con un server all'interno di questo computer. Ci sono procedure differenti che possono essere applicate anche per il computer Windows, di cui non parleremo questa sera. Mi sono dedicato negli ultimi mesi a sperimentare questa struttura all'interno di organizzazioni scolastiche e organizzazioni aziendali con un grande successo. Vedo che qualcuno dice browser senza internet. Esatto, noi usiamo un browser senza avere la connessione a internet. Ecco come si presenta. Allora, questo è lo schema che riassume quello che adesso tecnicamente vi voglio spiegare. Abbiamo al centro, in questo caso, un MacBook portatile. Ci interessa portatile perché noi vogliamo, ovunque ci troviamo, costituire un gruppo di lavoro attraverso una rete che funzioni con i nostri browser senza essere collegati a internet. Potremmo trovarci con dei nostri colleghi a un bar e decidere di svolgere dei lavori insieme costituendo una rete attraverso il nostro dispositivo. Allora, osservate, questo, vedete, è il portatile dello stesso tipo che potrei avere io in questo istante. Questo portatile riceve una connessione di rete da un oggettino che si chiama Airport Express. Adesso ve lo mostro. L'oggettino è questo.
questo aggiuntino. Che cos'è questo aggiuntino? È un router che crea una rete. Crea una rete Wi-Fi. In questo caso, poi vi mostrerò come si configura, ha creato una rete che si chiama rete di Alberto, chiaramente. Questo oggetto è stato pensato per distribuire la rete internet. E infatti, vedete, qui ha gli accessi del cavo di rete. Quindi se io mi trovassi in una istituzione dotata di una rete internet, con il cavo Ethernet lo posso agganciare qui. E quindi questo oggetto distribuirebbe la connessione di rete. Ora, come potete vedere, questo è il cavetto di alimentazione, non è il cavetto Ethernet. Quindi questo oggetto non è connesso alla rete internet. Ma non importa. Lui crea lo stesso una rete alla quale io col mio dispositivo mi posso connettere e alla quale il mio collega col suo dispositivo si può connettere e alla quale un altro studente si può connettere e un'altra persona e così via. Si possono connettere molte persone a questa rete che è una rete locale e che non ha una connessione internet. Allora, seguitemi con attenzione. Se io riesco a fare in modo di collegare il mio computer con questa rete e a fare in modo che il mio computer funzioni da server, cioè da distributore di servizi, che cosa succede? Che creo in piccolo lo stesso identico meccanismo della rete internet. Com'è composta la rete internet? Beh, la rete internet è composta da nodi e computer ai quali noi inconsapevolmente ci connettiamo e questi computer distribuiscono i contenuti. Non posso fare io la stessa cosa? Ma certo, il protocollo è esattamente identico, non cambia niente, solo che non sono connesso alla dorsale internet. Quindi, ricapitolando, io prendo questo apparecchietto, lo configuro in un certo modo, in modo che emetta una rete, e che questa rete sia agganciata al server che intanto ho creato nel mio computer. E il risultato sarà questo. Osservate l'immagine. L'iPod Express manda la connessione a tutti coloro che vogliono connettersi, ma allo stesso tempo è indissolubilmente legato al server che io ho creato, che è il mio portatile. Nel mio portatile abbiamo un dispositivo, perché è uno dei servizi che il server eroga, abbiamo un dispositivo che si chiama Wiki, cioè in sostanza è un bellissimo sistema che è governato attraverso il mio browser con il quale io posso creare gruppi di lavoro, inserire documenti, blog, discutere, condividere. E quindi emulare i contenuti che noi possiamo trovare nella rete, internet. Per fare tutto questo abbiamo bisogno solo di due cose. Uno è questo oggetto, questo router. Io ho usato un AirPort, naturalmente si può usare anche qualsiasi altro oggetto, magari potrebbe essere più complicato da, configurare. L'altro strumento di cui abbiamo bisogno è un'applicazione. Un'applicazione che si chiama macOS Server. I server sono qualcosa di molto complicato e anche abbastanza costoso da installare, da gestire. In questo caso, invece, gli sviluppatori sono riusciti a condensare i servizi server in una piccola applicazione facile da installare e che costa solamente 19,20 euro, grosso modo. Non so se voi vi rendete conto di quello che significa,
Non so se vi rendete conto di quello che significa, ma è un fatto straordinario, molto importante. Ridurre tutto un sistema molto complesso come un server all'interno di una piccola applicazione che costa pochissimo. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo fare due cose. Prima ve le spiego attraverso questo documento e poi ve le mostro concretamente. Due cose dobbiamo fare. Primo è configurare il nostro AirPort. Il nostro AirPort, vedete, le spiegazioni di configurazione le ho scritte, quindi chi di voi volesse provare lo può fare, basta che segua esattamente queste disposizioni. Sono una, due, tre, quattro. Quattro passaggi. Se avete un altro dispositivo, provate a vedere, perché comunque alla fine la nomenclatura delle procedure sono le stesse. Cambia l'interfaccia, le disposizioni, ma la struttura ovviamente è identica. Con quindi quattro procedure noi configuriamo AirPort in modo che crei una rete che abbia un determinato nome e alla quale tutti possiamo accedere attraverso una password, per esempio, che scegliamo noi. Un trucco molto importante è questo. Qui è un po' più difficile spiegarvi questo passaggio, è semplicissimo da realizzare, ma un po' più difficile da spiegare. Questo genere di oggetti distribuisce degli indirizzi. Sono degli indirizzi IP. Per esempio, quando una macchina si collega a questo oggetto gli dice: benissimo, sei collegato, il tuo indirizzo è questo, è via Pisacane numero 10. In realtà è un indirizzo numerico, 198.10.0, eccetera, eccetera. Il punto è che normalmente questi indirizzi cambiano. Io accendo AirPort, mi connetto e ho un indirizzo, via Pisacane 32. Lo spengo, lo riaccendo il giorno dopo e l'indirizzo è cambiato. È via Poelio 34. È Corso Buenos Aires 10. Perché questo? Perché questi dispositivi hanno a disposizione un certo numero di indirizzi IP, anzi lo stabiliamo noi anche, quanti, se vogliamo. E mi connetto prima io e ho magari l'indirizzo che parte dal numero 1, si connette il collega a quello 2, poi io chiudo il computer, esco, lo riapro, non ho più l'1, avrò il 3 e così via. È una rotazione, diciamo così, di indirizzi. E questo non è buono. Non è buono perché il server che io ho installato in questo computer deve sempre avere un indirizzo, altrimenti non viene rintracciato nella rete. Se io tutti i contenuti li ho oggi in via Pisacane, dopodomani in Corso Buenos Aires, dopo l'altro in piazza Solferino e così via, è chiaro che non potrò mai costituire un gruppo se non tutte le volte andando a vedere qual è l'indirizzo, ricomunicandolo, poi viene cambiato e così via. L'ho fatto un po' semplice, però è questo quello che succede. Quindi non va bene. Nel momento in cui io offro un servizio attraverso il server, bisogna avere un indirizzo preciso. Ora, ci sono due modi per avere un indirizzo preciso. Il primo è che configuro manualmente tutti i computer in modo tale che ognuno abbia il suo indirizzo, è cosa impossibile. Perché è impossibile? Lo posso fare se sono dentro una organizzazione. Siamo nell'ufficio A. Ci sono 10 computer, ognuno ha il suo indirizzo preciso, la rete è chiusa, siamo a posto, tutti quelli che si connettono hanno il loro indirizzo e da lì non si scappa. Vi sarà capitato di entrare in qualche scuola o qualche azienda che è configurata in questo modo, magari dovevate presentare, tenere un corso, fare qualcosa e è arrivato l'IT, l'esperto informatico, il coordinatore. Insomma, chi si occupa di questo e vi ha configurato, vi ha inserito un indirizzo IP.
Questo però va bene quando noi vogliamo costituire una rete interna, fissa, sempre con le stesse persone che usano sempre lo stesso dispositivo. Invece, noi vogliamo poterci muovere liberamente con i nostri studenti. Scendiamo con un gruppo di 7-8 studenti in palestra, dove non si prende niente, accendiamo il nostro computer, attacchiamo, ci basta una presa elettrica, attacchiamo la nostra iPod, costituiamo la rete e lavoriamo. Per fare questo, abbiamo appunto, dobbiamo allora scegliere un'altra strada per avere un indirizzo fisso per il nostro server. Come facciamo? Facciamo così, vedete? Quando qui all'interno delle preferenze di iPort, nella voce internet, noi diremo che il nostro computer è questo, d'accordo? Daremo un nome, MacBook, rete, server di Alberto, quello che volete voi. Poi sceglieremo l'indirizzo Mac. L'indirizzo Mac non ha niente a che fare con Mac Windows, è una sigla. L'indirizzo Mac. Dobbiamo cercare l'indirizzo Mac del nostro computer. Ogni dispositivo ha un suo indirizzo Mac univoco, che proprio lo identifica a livello internazionale. E grazie a questo indirizzo il nostro dispositivo è assolutamente inconfondibile. Quindi basta recuperare dalle nostre informazioni tecniche del nostro computer, che nel caso del Mac si trovano in informazioni su questo Mac, dobbiamo cercare l'indirizzo Mac. E attenzione, a questo indirizzo assegniamo noi un indirizzo IP, che sarà 10, per esempio, .0.1.2. Ho quasi finito questa parte, Non vi preoccupate, adesso passiamo a vedere poi che cosa succede. Che cosa ho fatto? Ho fatto in modo che il router, il mio AirPort, sappia che quando mi connetto io col mio indirizzo MAC, lui mi deve assegnare questo indirizzo IP, sempre. Lo chiudo, lo riapro, è mio. Questo indirizzo 10.0.1.2 non sarà assegnato a nessun altro, mi appartiene. Mi appartiene perché lui riconosce quel numero specifico che si chiama MAC, che è un numero seriale che identifica proprio questa macchina. E quindi sono a posto. Che cosa ne deduciamo? Seguitemi nel ragionamento. Abbiamo la nostra AirPort, d'accordo? Butta fuori la rete. Arrivo io. Ah, sei Alberto. Tu sei in Piazza Duomo numero 1 e sarai sempre in Piazza Duomo numero 1. Perfetto. Sono in rete con tutti voi. Basta che io vi dica, aprite il vostro browser e scrivete nella URL Piazza Duomo numero 1, cioè 10.0.1.2. Il vostro computer andrà a cercare nella rete. Quale rete? Mica internet, non siamo connessi a internet. Andrà a cercare nella nostra rete a chi appartiene l'indirizzo .10.0.1.2. E cosa scoprirà? Scoprirà che appartiene a me. Fantastico. E cosa ne ricava? Beh, ne ricava che siccome nel mio computer è installato un server, cioè un fornitore di servizi agli altri, grazie a questo indirizzo lui si connette al server che io sto erogando, quindi con tutti i servizi. Cioè, per esempio, si connette al sistema Wiki che ho allestito. Ecco che cosa capita. Ecco che cosa capita quando, infatti, ecco che cosa capita quando un utente si connette, quindi, inserendo questo indirizzo specifico. Allora, succederà questo. Io entro in un seminario qualsiasi, devo fare una formazione in una scuola, devo fare una formazione aziendale, per mille ragioni
non ho voglia o non ho la possibilità o non ho l'interesse di connettermi alla rete dell'istituzione nella quale io mi trovo, attacco la mia airport, ho installato il mio server qui dentro, tempo 10 secondi che la corrente mette in moto i dispositivi e poi dirò ai presenti: signori, aprite il browser e scrivete qui in alto 10.0.1.2, battete enter. E che cosa, e a che cosa vi collegherete? Vi collegate al server, mio server, cioè a tutti i documenti che io rendo disponibili in un determinato modo, cioè si connette alla wiki. Di queste quattro funzioni, di queste quattro funzioni del wiki, a noi interessa questa wiki. Wiki adesso l'andremo a vedere, ovviamente. Eccola qua. Il wiki si presenta come uno strumento di cooperazione che crea delle sezioni. Queste sezioni sono composte a loro volta da pagine. Funziona sul modello di Wikipedia, se vogliamo. Queste pagine, alla costruzione di queste pagine, si può cooperare tutti quanti insieme. Adesso vedremo in che modo. Prima vi mostro come appare la struttura wiki, poi vi faccio vedere come si installa il server e poi ritorniamo a wiki per vedere un po' come si lavora e poi chiudiamo il nostro webinar. La parte più complessa ho cercato di spiegarvela fino adesso. Allora, vedete, abbiamo un wiki che si chiama Creazione e Costruzione di ebook. Eccolo qua, vedete, contiene delle slide, dice: benvenuti nel wiki. Qui in questa parte abbiamo le attività svolte attraverso questo wiki, per esempio, eccolo qua, tutte le attività cronologicamente impostate, perché il wiki si appoggia anche su una funzione web DAV che è particolare del server, che consente di memorizzare cronologicamente tutti i cambiamenti e quindi ci permette, per esempio, di pubblicare un documento, di modificarlo, e dopodiché arriva Mariolino che cancella inavvertitamente qualche cosa, Luisella fa lo stesso, ci ritroviamo con qualcosa di completamente inadatto rispetto a quello che abbiamo creato, nessun problema, siccome abbiamo tutta la cronologia, sono cose che credo conoscete, ormai Dropbox, Google Drive, lo stesso sistema cloud di Apple consentono di fare questo, possiamo ritornare indietro e ripristinare i nostri documenti. Ecco perché abbiamo le attività. Poi, per esempio, abbiamo la voce documenti. La voce documenti che cosa riguarda? Riguarda tutte le pagine singole che compongono questo wiki. Questo wiki che si chiama ebook, e che io per esempio ho utilizzato per creare dei groupware, laddove mi trovavo nelle istituzioni per esempio condurre del gruppi di lavoro per la costruzione appunto di libri, e veniva molto comodo creare un bel gruppo di lavoro di questo genere. Per esempio, vedete, se io guardo qui a testo per esercitazioni ebook, ecco che avrò un testo allegato in formato Word, un testo allegato in formato TXT, lo stesso testo copiato e incollato dentro la pagina. Interessante questa cosa. Dunque, posso collocare dentro le pagine wiki tutti i documenti che voglio, immagini, fotografie, video, quello che mi pare, e poi condividerle con il gruppo in questo modo. Posso fare anche qualcosa di più. Perché? Ogni wiki può essere configurato. Guardate, qui c'è un lucchetto. Lucchetto, vedete? Lucchetto vuol dire che nessuno, come dire, si è loggato all'interno di questo sistema. Adesso io, che sono l'amministratore del server, ovviamente, posso entrare nel mio sistema e posso anche modificarlo. Quindi faccio clic sul lucchetto.
Vedete? Nome utente. Sono io. Accedi. E adesso posso fare qualsiasi cosa. Vedete? Il lucchetto è aperto. Ritorno a vedere tutti i wiki che ho creato. Osservate. Eccolo qua. Ne trovo tanti. Wiki di community, wiki di contenuti, didattica multicanale, uno creato a Fidenza nel corso di una formazione, la geolocalizzazione dell'apprendimento, quello creato per i seminari di insegnare con bellezza, quello per le imprese sullo storytelling e così via. Prima, se avete notato, ne abbiamo visti solo due. Adesso li vediamo tutti. Perché? Perché posso scegliere quali wiki mostrare al gruppo di lavoro. È ovvio, con un gruppo lavoro in un certo modo, magari pubblichiamo dei documenti anche riservati, non voglio che un altro gruppo naturalmente possa accedere a determinate informazioni, oppure non desidero che ci sia confusione tra i documenti. Allora abbiamo scoperto un'altra cosa. Abbiamo scoperto che noi possiamo stabilire per ogni wiki delle impostazioni che chiameremo privilegi, i privilegi aristocratici. A qualcuno diciamo che può manovrare in questo wiki, a qualcun altro no. Sicuramente avete trovato questo, se avete un po' di dimestichezza, per esempio con Dropbox, con Google Drive, con iCloud, sapete che potete condividere dei documenti e assegnare dei privilegi di condivisione a Rossi solo la lettura e a Carlo anche la modifica. Proviamo a vedere cosa succede. Prendiamo questo, didattica multicanale, un wiki promettente. E in alto a destra, vedete, eccolo qua, in alto a destra abbiamo l'icona dell'ingranaggio che rappresenta tutte le opportunità a livello di impostazione che possiamo stabilire per questo wiki. Possiamo intanto eliminarlo e vabbè. Ma possiamo dire, ecco, adesso io voglio stabilire proprio quali sono i privilegi di questo wiki. Quindi possiamo inserire naturalmente il nome, possiamo anche condividere un calendario comune, un blog, quindi si può scrivere in questo blog, tutti lo possono fare. Definiamo l'aspetto, va bene, ok? Definiamo i permessi. Eccolo qua. I permessi. Lui intanto ce ne dà due importanti. Gli utenti connessi, cioè quelli che si loggano, come ho fatto io prima, che cosa possono fare? Io gli dico che possono leggere e scrivere. Però attenzione, non do a nessuno la possibilità di connettersi al server come utente autenticato. Non mi interessa questo. Perché non mi interessa? Perché non sto gestendo il server per una istituzione e so che, per esempio, quindi abbiamo 80 insegnanti, ognuno col suo nome, ognuno con i suoi permessi, e quindi li vado a inserire tutti, tutti si possono connettere. No. Io sto usando questo MacBook che ho sulle gambe, lo sto usando per poter costituire ovunque, senza nessun problema e con chiunque, uno strumento di rete per poter lavorare. Dunque, anche con persone che incontrerò una volta nella vita. Quindi l'unico amministratore di questo sistema sono io, l'unico che potrà loggarsi. Per entrare e cambiare tutto sono io e nessun altro. Quindi dirò che gli utenti connessi, cioè io, naturalmente posso leggere e scrivere. E tutti gli altri, cioè quelli che attraverso il loro browser vedono il wiki, che cosa potranno fare? Io gli posso dire due cose, tre cose, che possono leggere e scrivere, oppure solo leggere, oppure non, che non invece possono accedere. Quando uso l'opzione che non possono accedere? Semplice. Io ho creato 5 wiki e uno solo mi serve adesso. Gli altri 4 li nascondo. Dirò che nessuno può accedere.
E invece quello che mi serve, dirò, solo lettura, se si tratta solo di scaricare dei documenti. Ho messo delle cose, le prendete, ci lavoriamo su. Lettura e scrittura, se invece io voglio creare dei gruppi, o anche un lavoro individuale, ma voglio comunque portare queste persone a scrivere, a lavorare, a cambiare, a girare un filmatino e a inserirlo dentro il wiki. Allora dirò lettura e scrittura. Vi è chiaro questo meccanismo? Questo lo posso fare per ogni wiki. Attenzione, perché si chiama wiki sia il sistema globale, ma si chiama wiki anche ogni singola sezione del wiki globale. Quindi, all'interno di questo wiki globale io posso creare tanti wiki. Insegnante di storia. Creo il wiki della classe prima. Poi, siccome sono formatore nel posto X per l'argomento Y, creerò il wiki XY. Lì inserirò i documenti. Se voi dal vostro computer digitate 10.0.1.2, non andate da nessuna parte. Perché? Perché io non sono con il mio wiki in rete. Cioè, lo sono adesso, perché naturalmente siamo connessi. Ma questa connessione, cioè questo indirizzo, è un indirizzo di secondo livello, non è un indirizzo IP permanente, e non mi interesserebbe neanche averlo, perché costringerei le persone a connettersi alla rete internet per poi arrivare al mio server. Invece, in questo modo, il rapporto è diretto. Ho detto questo, chiudiamo un attimo la questione e diciamo che con il tasto più, eccolo qua, io posso creare o una nuova pagina nel wiki i documenti, oppure posso creare anche un nuovo wiki. Poi posso creare un nuovo post, posso caricare dei file nei documenti, naturalmente. Posso fare tutte queste cose. Per una maggiore funzionalità, ricordatevi questo, una nota tecnica. Nascondo un momento i documenti per mostrarvi un attimo di pazienza, solo un secondo. Dove l'ho messo? Qua. Ok, allora, tolgo un attimo la webcam, così forse magari funziona anche meglio la linea. Ecco, e vi mostro questa cartella, vedete? Dove c'è scritto server alias. Questo è un puntatore alla cartella servers, server, che contiene tutti gli elementi del server, e che si trova in Macintosh HD libreria server. Questo è importante perché questa cartella contiene, vedete, wiki, contiene tutti gli elementi del wiki, sono tutti collegati, inseriti qui. Tutti i documenti e tutte le risorse che io o gli studenti, chi partecipa a questo gruppo, inseriscono in un wiki, vengono poi automaticamente collocate qui all'interno. C'è un'altra cartella molto importante che si chiama web. Io qui posso inserire nella sezione data, nell'altra cartella data, posso inserire un sito, uno o più siti. Quindi addirittura
Posso creare, per esempio, con Adobe Muse o Dreamweaver, quello che mi pare, creo un sito. Poi sapete come si fa? Si salva in locale e lo si porta lì all'interno della cartella web siti. E automaticamente questo sito, recupero l'indirizzo e questo sito è condiviso con i miei, con le persone che lavorano con me. Dunque, se io gestisco un sito esterno, posso fare le due cose. Posso pubblicare il sito esterno tutte le volte che lo aggiorno, e quindi si ritroverà in internet, per esempio www.didanext.com. Ma, dato che l'ho creato con una determinata applicazione, cambio voce e gli dirò inserisci, salvalo sul mio desktop, e dopodiché lo colloco lì all'interno. E quindi vuol dire che in mancanza di internet, in ogni caso, si potrà navigare tranquillamente all'interno del mio sito, semplicemente creando una rete locale. Bene, adesso vi devo mostrare ancora come si installa il server e che cosa bisogna fare. Ecco qua. Allora, prima di tutto si scarica l'applicazione macOS Server, che si trova solo all'interno dell'App Store per Mac e non per iPad. Una volta che l'abbiamo scaricata, guardate, in questo documento io vi spiego esattamente quello che dovete fare. Fate esattamente questo, niente di più, niente di meno. Cambiate ovviamente il nome di amministrazione e del vostro server e poi siete a posto. Guardate che le spiegazioni sono tutte qua, vedete? Basta, queste sono le spiegazioni della configurazione del server. Poi, quelle del wiki ve le ho spiegate. Adesso apro l'app server, vediamo che cosa succede. Eccola qua. App server. Abbiamo MacBook Pro di Alberto e va bene. Non modificate niente, lasciate tutto così. Se riuscite a leggere qui sotto, sarà forse un po' piccolo per qualcuno, ma se riuscite a leggere lì sotto, vedrete che c'è scritto interfacce network, iPhone USB. Infatti adesso io la rete, in questo momento, la sto prendendo dall'iPhone attraverso una connessione USB. Altrimenti qui ci sarebbe scritto AirPort, cioè l'oggetto... Aspetta, forse riattacco la webcam così lo posso mostrare...
Ecco, forse è ritornato l'audio, eh? È ritornato l'audio, confermate? Scusate, non mi sono accorto che non c'era più l'audio. Io ho quasi finito, la spiegazione. Se mi dite quali sono le ultime cose che avete sentito, la posso riprendere. Qualcuno mi può dire che cosa? È complicato quello che ho spiegato fino adesso, siete riusciti a capire? Certo, non posso spiegarvi tutte le procedure passo passo, ma ho scritto il documento apposta in modo che lo possiate applicare. Interfaccia netto, non ho sentito fino a quando sei entrato nel server. Ah, ok. Ah, perfetto, vabbè, allora avete perso molto poco. Va bene, allora sentite. Intanto potete ammirare questo albergo che è molto carino, è praticamente l'unico di Avellino. O ce ne sarà un altro, non lo so. Sempre qua vengo quando sono ad Avellino. E vi dicevo, allora, ripetiamo la questione dell'applicazione server, d'accordo? Chiudo un po' di finestre che non servono. Dunque, bisogna scaricare questa applicazione server qui in basso a sinistra. Si scarica dall'App Store. L'App Store per Macintosh, ovviamente, dato che usiamo il computer Mac. Quando apriamo l'applicazione server, mi dirà, prima naturalmente bisogna installarla, la installiamo senza nessun problema, seguiamo proprio le procedure di installazione, dopodiché l'apriamo e la configuriamo. Continua, abbiamo la nostra password, ovviamente, chiaro. Lui fa tutti i suoi bravi calcoletti e ci troviamo di fronte a delle schermate che sono raggruppate però sul lato sinistro, sono delle sezioni di lavoro. Server significa servire, quindi il server è qualcosa che ti dà un servizio, anzi più servizi, condivisione di file, mail comuni, un sacco di cose. A noi tutte queste cose non interessano. Sono anche complicate da gestire. Il nostro computer è un computer personale, quindi non stiamo installando un server per un'organizzazione che deve gestire centinaia di dispositivi. Stiamo, come dire, ci stiamo offrendo a noi stessi un'opportunità, l'opportunità di lavorare ovunque ci troviamo con dei colleghi, costruendo una rete. È un sistema wiki. Quindi le operazioni che dobbiamo fare sono pochissime. Dobbiamo lasciar perdere quasi tutte le principali voci del server e lasciarle a chi, magari di voi, è anche un tecnico ed è interessato a capire come funziona. Benissimo. Altrimenti ci limitiamo a fare esattamente quello che ho descritto nel documento e che vi riassumo così. Prima di tutto, vedete, in questa schermata non cambiate nulla, non cambiate il nome del server, del computer, non cambiate nulla. Notate interfaccia network. L'interfaccia network adesso corrisponde all'iPhone perché la mia connessione internet con voi oggi è data dall'iPhone. Altrimenti io mi dovrei connettere all'iPod per creare la rete e quindi qui ci sarebbe scritto iPort. E l'indirizzo IP non sarebbe questo che vedete qui, perché è quello che viene distribuito dall'iPhone, ma sarebbe il famoso 10.0.1.2 che avevo inserito nell'iPod. Poi, dopodiché, non c'è granché da fare perché dobbiamo attivare la condivisione file e basta. Al limite, possiamo cercare una cartella particolare, ma guardate, c'è la cartella di default per la condivisione, usiamo quella. Ma tanto per la
condivisione dei file utilizzeremo Wiki, cioè le persone che si connettono con noi creeranno una pagina del loro gruppo di lavoro e lì inseriranno le foto, i documenti di Word, immagini, filmati, quello che devono inserire. I contatti non ci interessano, gestore, messaggi, posta, non ci interessa nulla. Siti web sì, perché attiviamo questa funzione. Attivando questa funzione, la cartella web che sta nella cartella server che avete visto prima diventa attiva. E quindi se noi collochiamo all'interno lì un sito tutto bello organizzato, poi ce lo ritroviamo nella nostra condivisione. Vedete? È un server, quindi funziona come se fosse connesso alla rete internet, cioè fa condividere le risorse che ha al suo interno. Time Machine non ci interessa, VPN men che meno, Wiki sì, dobbiamo attivare il servizio di Wiki. Abilita anche l'accesso web DAB, perché l'accesso web DAB è quello che temporizza la cronologia dei documenti Wiki. E poi basta, Xcode non ci interessa, DHCP non ci interessa, DNS non ci interessa, perché non siamo noi a distribuire indirizzi IP, è questo che distribuirà gli indirizzi. FTP, se vogliamo, sì, ci consente di inserire dei file nella cartella condivisa attraverso un sistema FTP. Poi c'è Open Directory. Ecco, l'Open Directory l'attiviamo e non la tocchiamo perché è una cosa molto delicata della funzionalità del server. Basta, è tutto qua. Ricapitolo proprio lo schema. Questo è un airport, può essere un router qualsiasi, attiviamo airport, la colleghiamo, ci connettiamo attraverso un'applicazione che si chiama Utility Airport, e lì dentro andiamo, cioè inseriamo i due dati fondamentali. Uno, gli diciamo che noi creiamo un network, ricordatevi, creiamo un network, non usiamo il network di qualcun altro. La nostra iPod non si connette a un altro network per distribuirlo, ne crea uno ex novo, che chiameremo network di Alberto, Rossi, di Giovanni, quello che vogliamo. Poi cerchiamo l'indirizzo MAC address, il MAC address del nostro computer, e gli diremo che tutte le volte che questo computer con questo indirizzo MAC si connette alla rete che lui ha creato, gli dovrà assegnare un indirizzo IP. Questo indirizzo sarà 10.0.1.2, 128.168, quello che volete, d'accordo? Ma sarà sempre quello. A questo punto diremo a tutti quanti di connettersi alla rete Wi-Fi, Alberto, quello che è, di aprire il browser, di scrivere 10.0.1.2 e automaticamente saranno tutti connessi al nostro sistema di Wiki. Non c'è niente di più, non si tratta di un server virtuale, è proprio un server. Quello che forse riesce difficile a capire è che cos'è la rete internet? È esattamente quello che abbiamo creato noi, è la stessa identica cosa, solo che internet opera a livello mondiale e noi invece operiamo a livello locale con le 10, 20, 50, 200 persone che si connettono. Restiamo nei limiti di una cinquantina, perché è vero che non abbiamo bisogno di banda, ma comunque è una frequenza radio che poi può essere anche ovviamente saturata. Quindi se stiamo fino a una cinquantina di connessioni, 40-50 connessioni, le regge benissimo, non ci sono problemi. Chi domanda, che nessuno ha fatto, se non sbaglio, ma è importante, Sì, va bene anche il port extreme, però è no, quella è quella extreme, è quella... Sì, qualsiasi airport, è un router. La domanda che non è stata fatta. La domanda che non è stata fatta è: ma quali dispositivi si possono connettere a questa rete? Risposta: tutti. Perché è esattamente una rete che funziona con lo stesso identico protocollo di internet. È una rete. Se a questo iPod fosse connesso un altro iPod, un altro, noi costituiremmo
la rete internet a livello mondiale. Io qui a 20 metri di distanza un altro, a 50 metri un altro, a 50, 100, 100 metri, quello che è un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, copriamo tutta Avellino, copriamo tutta la Campania, tutta l'Italia, tutta la Italia, Svizzera, Europa, è la rete internet. C'è come struttura, poi in realtà fibra ottica, dorsali, nodi, e va bene. Mainframe, eccetera, okay. Ma la struttura è questa qua, il protocollo di comunicazione è questo, non è una simulazione, non è un accrocchio, è una rete, è la rete, è la rete, solo che ci consente di lavorare, l'ho fatta io, chi l'ha fatta? Anna, ma va, c'è tra voi una che si chiama Anna, che non so se conosco, magari ci conosciamo, che l'ha fatta, brava. Ottimo. No, è inutile che mi chiedate per Windows, io vi spiego una cosa X perché conosco quella cosa X. Non l'ho fatto lo stesso lavoro per Windows, mi sono informato presso dei tecnici, so che è una cosa più complicata perché non esiste un'applicazione così semplice per installare un server con Windows, è molto più complicato, probabilmente c'è bisogno di un tecnico, però lascio a voi. Perché in ogni caso, anche su Windows, la struttura è la stessa, eh? Non può essere un'altra cosa. Perché non può essere un'altra cosa? Perché, torno a ripetere, il protocollo e la struttura sono quelli della rete internet, solo che internet non c'è. Concettualmente non è semplice da capire, specialmente per chi è abituato anche a usare un certo linguaggio comune che parla di rete, ci connettiamo, la rete, la rete, la rete, no. La rete non è internet, la rete è un protocollo di comunicazione. Che questo protocollo poi sia connesso a una dorsale che distribuisce la rete in tutto il mondo, che abbia miliardi di contenuti, che si chiama internet, va bene, ma quella che io creo nel bar sotto casa con quattro amici con questo dispositivo è la stessa cosa. Non so se. È chiaro. Allora io adesso mando. Basta, perché devo ancora andare a cena. Qui sotto c'è una pizzeria pazzesca e non mi faccio scappare questa pizza con il pizzaiolo simpaticissimo che si chiama Ciro e che beh, è grande e rosso, tutto bello tatuato e fa una pizza fantastica, quindi c'ho una fame pazzesca, ma mando due sondaggi così leggo qualche domanda e vi volevo anche dire che vi comunicherò. Dunque, come faccio? Sì, vi volevo comunicare due indirizzi. Vi comunico due indirizzi di voi potete scrivere a due persone che sono una di RStore e l'altra di Recordata, che sono due come si chiama? Due rappresentanti Education Apple per avere informazioni più precise e magari anche il supporto di qualche tecnico così, però naturalmente in questo caso sarà a pagamento, che non distribuiscono come dire, così, consulenze gratuite ovviamente a tutti i tecnici impegnati, però nel caso in cui vogliate approfondire questo sistema o crearlo nella vostra scuola, cercare di capire, così, insomma io avrei due indirizzi da darvi che vi potrebbero essere utili. E intanto, spero che la cosa vi sia utile e vi mando, ecco, i sondaggi, attenzione. Dunque, 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 dunque. Primo sondaggio, pronti? Avvia sondaggio. E vai.
intanto vi ho messo, vi sto mettendo gli indirizzi nel caso siate interessati. Eccolo qua, trovate gli indirizzi nella chat. Intanto vediamo un po' che cosa scrivete, avete scritto un sacco di cose. Argomento sentito, devo dire, molti anche le stesse domande, è possibile usare anche un time capsule. Time capsule è un sistema di archiviazione, attenzione, il time capsule è un sistema di backup dei dati. Il time capsule, il principio di time capsule funziona con diversi hard disk esterni, e invece quello che dovete avere è un router Airport. Airport Extreme credo che sia quello grosso, no? Quello che io ho a casa, grosso. Certo, va benissimo, ma solo che peserà 1 chilo, quella roba anche di più, e quindi non è l'ideale per costruirti una cosa mobile. Questo non pesa niente, lo mettete in borsa, è fantastico proprio. E costa anche poco, perché adesso non mi ricordo, ma comunque, perché ce l'avevo un po', ma mi sembra, forse non ho neanche speso 100 euro, ecco. E vi assicuro che per me sono stati soldi ben spesi, perché poter lavorare ovunque, certo, la condizione è che devo preparare il materiale, perché se no non condivido niente, condivido ma niente, devo preparare il mio materiale, i documenti, eccetera. Ma siccome ovviamente il materiale è sempre preparato quando incontro o i miei studenti o adulti per formazione, coach, eccetera, non ci vuole niente a condividerlo attraverso questo sistema. Allora, vediamo com'è il vostro sondaggio. Zac. Sondaggio, chiudi sondaggio, condividi i risultati. Eccolo qua, vediamo un po', risultati. Allora, Trick Track, ho installato un server, wow, l'invidia è però abbastanza, quasi il 10% di voi. Bene, penso, mi piacerebbe poi, non sommergetemi di mail, ovviamente, come avete visto, io cerco di rispondere a tutti, anche dopo il webinar, alle domande che magari sono, non proprio tutte le domande, quelle che sono rimaste magari più senza risposta, più importanti. Però, ecco, scambiamoci qualche informazione, scrivetemi pure, vediamo, ecco, mi interessa. Ho messo a punto un wiki, niente di sconveniente, però quasi il 20% di voi, perfetto. No, mai avuto rapporti con un server, la metà di voi, e per questa metà in particolare spero di essere stato abbastanza chiaro. Sono uscito con wiki già pronti per la serata, quindi vuol dire che avete usato wiki già pronti, 20 e 34%, e già più di un terzo di voi sa cosa è un wiki. È molto incoraggiante perché è una tecnologia che si sta diffondendo, quella del wiki, è agile, molto veloce, semplicissima da utilizzare. E quindi molto utile. Non ho capito nulla, ma se volete porto il wiki a teatro, il 7%. Allora, spero, non so, di riuscire a fare qualcosa di positivo per questo 7%. Intanto che leggo delle domande, vi mando l'ultimo sondaggio, poi chiudiamo. Avvia sondaggio. Bene. Vediamo un po', intanto rispondo. Allora, c'è. Peccato che non riesco ad allargare qua lo schermo perché. Dai, fammi vedere.
Allora, dice, ovviamente immaginando di usare iPad connessi a questa rete privata, non posso, e poi non riesco a leggere tutta la domanda, questo è Federico, se puoi scrivermi dall'altra parte, ti rispondo. Potremmo ricevere il video dell'azione di questa sera? Ma nella mia grande magnanimità direi anche di sì, perché no? La registrazione l'ho fatta, vediamo se funziona. Vi mando il link poi per scaricarla. Però non voglio che distribuiate questo materiale a chi non ha partecipato al webinar, perché desidero che le persone che entrano in contatto con me facciano uno sforzo per entrare in contatto con me. Cioè, io faccio qualcosa di importante. Questa è una sperimentazione che è durata mesi, colloqui con tecnici, scrittura di procedure, verifica in 10.000 condizioni, visto che tutto funziona, eccetera. E quindi la distribuisco volentieri, senza problema, però lo voglio fare all'interno di questi webinar, perché voglio che le persone, come dire, rinunciano a qualcosa di proprio, no? Decidano se andare al cinema o venire qua. E se vanno da un'altra parte perdono l'evento. Voglio che questo evento sia perso se non si è presenti. Ecco, questo è un principio. Quindi garantitemi questo, io distribuisco anche la realizzazione del webinar. No, Artport Express funziona con tutto. Guarda, è un router, capite? È un router, quindi è quello che dà la connessione, funziona con tutti i dispositivi, non c'è nessun problema. Bravo, allora qui c'è una certa Angela che dice, in questo modo limitiamo anche le distrazioni dei nostri studenti, eccetera. Certo, se voi andate in classe col vostro Gigino e poi vi connettete tutti lì, hanno perso tutti la rete internet, è chiaro, no? Allora, esistono altri sistemi, ne parleremo. Sono i sistemi MDM, Mobile Device Management, che consentono il controllo, si dice, la gestione dei dispositivi, e quindi possiamo controllare quello che fanno i nostri studenti. Però certo, devono essere installati all'interno della scuola, devono essere acquistati, non sono gratuiti, specialmente quelli che servono a noi, cioè più funzionali, e richiedono ovviamente delle competenze tecniche per l'installazione e la gestione. Poi dopo l'uso è molto semplice. Qualsiasi insegnante può gestire rapidamente un sistema MDM. Invece, in questo modo, è chiaro che se avessimo queste difficoltà all'interno della scuola, le potremmo bypassare tranquillamente in questo modo. Nel momento in cui tutti si connettono a una rete che non ha il collegamento a internet, alla fine possono usare solo i documenti che noi mettiamo loro a disposizione. Wow, grazie per i cuoricini, mi sembra giusto, si riferirà a quello che ho spiegato prima. Ok, hai creato un wiki? Beh, brava, però il wiki naturalmente che tu hai creato è un wiki su internet, dunque bisogna avere la connessione a poterlo usare. Se siamo in una scuola di 600 studenti, 200 sono connessi a YouTube che è un ciucciatore di rete formidabile, la rete è un po' traballante, quello che è, il wiki per lavorare, siamo seduti, non lavora più nessuno, capito? E questa è la questione fondamentale. Oltretutto, se hai scelto di collegarti a un sistema magari poco affidabile, che fra un mese non c'è più, perché è uno dei soliti sistemi che appaiono, promettono e poi dopodiché spariscono, hai perso anche i documenti che avevi a disposizione. Bene. Ok. Ah, vediamo i risultati del sondaggio e poi chiudiamo il webinar veramente, perché io ho una fame pazzesca. Anche perché ho avuto una influenza intestinale, è stato quasi una settimana, non dico senza mangiare, ma praticamente quasi. Allora, condividi i risultati. Ok, condividi i risultati. Eccolo qua. Vediamo. Risultati del sondaggio. Io ho questo tema. Mi interessa a titolo personale, ma non ho un Mac. Perfetto. Allora, per coloro i quali che non hanno un Mac,
Adesso non so se vogliono entrare in questo sistema, restare su un altro, eccetera. Però la struttura, dal punto di vista appunto strutturale, è quella. Poi cambieranno i sistemi di configurazione, ma sappiate che si può fare. Poi, mi interessa a titolo personale o un Mac? Bene, allora prova. Prova, se hai $20 da buttare via, non succede niente, segui le procedure e prova. Prova, vedrai che è interessante. Mi interessa per la mia organizzazione scolastica, allora lì in questo caso non usiamo, non bisogna usare questa cosa qua, bisogna usare un sistema più complesso per coprire tutta la scuola, chiaramente, oppure si usa questo naturalmente, però per classi, quindi si gestiscono una o due classi con questo sistema. È un po' da valutare, adesso non so cosa vogliate fare. Per questo però è bene parlare con dei tecnici, in questo caso qui Alberto Piano si toglie, mi ha dato un'idea, ma non si mette certo a configurare delle intere organizzazioni. In futuro puoi essere interessato, sarà un futuro roseo e luminoso. Mi interessa essere contattato da un tecnico, va bene, allora io in questo caso comunque vi ho segnato i due indirizzi da contattare. Da Lazio in giù, si chiama Antonio Consola Restore, dalla Toscana in su, sentite Fabrizio Rimordi di Recordati. E basta, chiudiamo, nascondo i risultati. E invece per le questioni didattiche, così, vedere come le usate, a livello in cui ve l'ho spiegato, sentiamoci e ne parliamo. No, la rete con... Allora, la possibilità di creare la rete con iPad, no, non è possibile. Allora, anche qui, non abbiamo creato una rete, abbiamo creato un server. Sul Mac, sul computer, abbiamo installato un server. Con questo oggetto abbiamo creato la rete, ok? Questo oggetto crea la rete. Il server si aggancia a questa rete e ha un indirizzo che viene riconosciuto da tutti quelli che sono connessi alla stessa rete. 10.0.1.2, Piazza Duomo 1, 198.168, eccetera. Chiaro? Questo crea la rete. Qui c'è il server. Si connettono, siamo tutti in rete, quindi io posso vedere se avessi l'indirizzo delle vostre macchine, mi connetterei alle vostre macchine, solo che non sono un server, non vedrei niente. Invece questo è un server, quindi attraverso un browser noi ci connettiamo al wiki che abbiamo creato, i documenti, eccetera, eccetera. Con l'iPad, con i tablet, eccetera, possiamo fare un'altra cosa, possiamo avere delle applicazioni che creano delle situazioni di web sharing, cioè creano un indirizzo che collegati a quell'indirizzo mi permette di andare in quell'applicazione e quindi scaricare dei documenti e fare qualche cosettina, ecco. Ma non è un sistema come questo. È utile, non è che non è utile. Non è utile, ma, cioè è utile, ma non è un sistema di questo genere. Boh, basta, ragazzi. Ve lo dico dove trovate video. Allora, scaricate i documenti, perché i documenti sono qui nella sezione documenti. Uno, cioè PDF, e poi c'è quello solito di benvenuto al webinar. Quindi scaricatelo, non distribuitelo, mi raccomando, tenetelo per voi. La registrazione, quando sarà pronta, scriverò una mail a tutti e vi dirò, la registrazione sarà a questo indirizzo. La potrete vedere, anzi, guardate, facciamo una cosa, la metto magari, sì, la metto un indirizzo, certo, da qualche parte vi comunicherò l'indirizzo e la potete scaricare. E poi la toglierò da lì, anche quella non distribuita. Basta. Condividiamo, abbiamo visto, no? Condividiamo i risultati, sì, fine, abbiamo già fatto un sondaggio, condividi i risultati. Io questo tema, mi sembra che abbiamo chiuso, no? Giusto? Basta. Andiamo? Qua c'è Ciro che mi aspetta, ragazzi. Nell'argomento simpaticissimo, che fa una pizza pazzesca. C'è la polina in bocca. Vi saluto. Adios, gringo. C'è un webinar il 10 febbraio sugli atelier digitali. Visto che questo tema è di attualità, ho pensato di convocare un webinar molto didattico su come organizzare
una didattica attraverso gli atelier. Se vi interessa lo trovate sempre in classi 2 nell'elenco, vi iscrivete e poi ci vediamo. Nel weekend partirà invece una newsletter a quelli che sono abbonati a classi 2.0 con l'elenco dei webinar che si terranno in febbraio. Saranno una decina, grosso modo, su vari temi. Qualche tema sarà ripetuto perché c'è stata una grossa richiesta, ci saranno nuovi tra quelli che avete più gettonato. Ciao ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie, buona cena, ciao. Bye bye. Adios, gringos. Pizza mia, no, arrivo. Ciao ciao. Ah, quindi mi ricordo a me come si fa a chiudere. Se basta fare così. Così. E voilà.